Questa è la storia della malattia infettiva più letale di tutti i tempi. Affligge il mondo da oltre 3 milioni di anni, cioè da prima che l'uomo fosse Homo sapiens, e ne abbiamo prove già nelle mummie dell'antico Egitto, così come menzionata anche dagli antichi scritti cinesi. Nonostante negli anni la medicina abbia fatto progressi straordinari, ancora oggi la malattia infetta quasi una persona nuova al secondo e causa numerose morti in tutto il mondo. Si pensa che tuttora quasi un terzo dell'intera popolazione mondiale sia portatrice asintomatica e sia a rischio di sviluppare le malattie infettive. Sto parlando della tubercolosi, una malattia infettiva dovuta al Mycobacterium tuberculosis che porta al deterioramento dell'organismo e che può essere lento o fulminante. Oggi scopriamo la sua storia, concentrandoci sulla prima parte dell'Ottocento, un periodo in cui la tubercolosi assume un'importanza tutta particolare, che sono sicuro non vi aspetterete. Scopriamola insieme. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati. Io sono Michele Gamba e questo è Storico. Nella storia è stata chiamata con molti nomi diversi. Nell'antica Grecia si parlava di Ptisis, Hakionkai nella civiltà Inca, Haifu nell'antica Cina. Ecco, al di là della pronuncia, che mi scuso per eventuali errori, ognuno di questi nomi richiama l'effetto di seccare e consumare della malattia. La nostra attenzione sarà tuttavia rivolta all'Europa e al Nord America dell'Ottocento, nel momento di grande crescita che coincide con la prima rivoluzione industriale. Nella fase in cui è chiamata consunzione, una fase piuttosto romantica della malattia, che poi è in effetti un altro nome con cui veniva chiamata la tubercolosi. In questo periodo infatti la malattia si diffonde moltissimo, in maniera praticamente incontrollata. La tisi, altro termine con il quale si indicava la tubercolosi, è in questo periodo la causa principale di morte e i suoi effetti sono di ampia portata. Ma perché si diffonde così tanto proprio in questo periodo? Beh, a causa della rivoluzione industriale stessa, che ne nasconde tutta una serie di fattori di fondo che contribuiscono all'esplosione della malattia. Il primo è sicuramente l'alto ritmo dell'urbanizzazione su larga scala, che provoca un sovraffollamento delle città e delle abitazioni stesse. Abitazioni che sono piene di fuliggine, di stufe e di camini e sono poco ventilate, le cui condizioni igieniche poi sono pressoché assenti, ma soprattutto sono troppo piccole per ospitare le famiglie operaie, che sono spesso numerosissime, e finiscono così per essere gremite di persone. È chiaro di come tutto quanto possa aver facilitato i contagi, specie trattandosi di una malattia che è soprattutto una malattia polmonare. L'aumento del lavoro in fabbrica e del sistema lavorativo industriale genera poi un altro tipo di assembramento, questa volta non in casa, ma sul posto di lavoro. Per le vie delle città si respira quindi un'aria diversa. Da quando infatti prendono piede le novità del progresso tecnologico, dalle fumose fabbriche ai treni ai battelli a vapore, le città come Londra o Parigi si riempiono di fuliggine della combustione del carbone e di inquinamento, tutte aggravanti per le malattie respiratorie come la tisi, e sicuramente danno il loro contributo ad indebolire i polmoni dei cittadini. Ci sono poi tutta una serie di concause che spesso si dimenticano ma che chiaramente incidono sulla risposta immunitaria delle persone. Penso infatti ai bassi salari degli operai, che costringono i poveri ad una cattiva alimentazione, o ancora alle nuove abitudini di lusso o meno, come il fumo del tabacco, che inevitabilmente aggravano l'indebolimento del sistema. Ecco, mentre mi informavo sulla storia della tubercolosi, ho notato che su internet si parlava spesso di tubercolosi come malattia sociale, ecco, sostenendo una sorta di predilezione per l'infezione di alcune classi sociali. In realtà questo è un errore. Erroneamente infatti la tubercolosi si pensa infetti in particolare le famiglie reali, gli aristocratici, gli artisti e gli scrittori. Anzitutto dobbiamo specificare che questa è una convinzione della prima metà dell'Ottocento, quindi è una convinzione contemporanea a loro, a queste persone, non è una realtà. Ecco, poi in questa parte, nella fase romantica della malattia, è un fattore importante della risposta sociale alla malattia, ma lo vedremo più avanti. In realtà poi concentrarsi sul contagio dei ricchi è distorsivo, perché la tubercolosi affligge come i poveri, e lo fa anche in questo periodo, e soprattutto i poveri residenti nelle affollate città ottocentesche. Anzi, ne è un vero e proprio flagello, proprio per quei fattori di rischio che abbiamo già detto in precedenza.
Ecco qua, ad esempio, vedete le condizioni abitative nei bassi fondi inglesi. Si capisce fin da subito il grado di sovraffollamento che c'era al tempo. Tutto questo però assume molto più senso se si comprende la natura della malattia. La sua trasmissione può infatti avvenire in diversi modi, ma la più dominante è la via aerea, attraverso quindi le microgocce presenti nel respiro di ognuno di noi, un po' come il Covid che sono sicuro tutti noi ricordiamo. Una volta contagiati, poi la malattia può rimanere latente per anni, così come può produrre sintomi entro poche settimane dall'infezione. La cosa peggiore è che l'agente patogeno che causa la malattia, il Mycobacterium tuberculosis, può diffondersi attraverso il flusso sanguigno o il sistema linfatico, con la possibilità di lesionare qualsiasi tessuto dell'organismo, motivo per cui esistono tante varianti della tubercolosi. Qui ad esempio vedete un'immagine di una persona affetta da tubercolosi della pelle, chiamata lupus vulgaris, ma può attaccare anche cervello, ossa, reni ed altre parti del corpo. La forma più comune però è quella polmonare e in questo caso è nota anche come tisi. La tisi può essere fulminante e portare alla morte in pochi mesi, così come può provocare una lunga malattia cronica caratterizzata da un lento decadimento, da cui deriva il nome inglese consumption, ovvero consunzione. Questa è l'immagine di Ren Laennec, scienziato che inventò lo stetoscopio, apparecchio che ha ideato proprio per ascoltare il respiro dei pazienti tubercolosi, di cui uno di essi lo vedete raffigurato. Ad ogni modo, non è un caso che è proprio l'Inghilterra a sperimentare una prima ondata epidemica tra la metà del XVIII secolo e la metà del XIX, essendo infatti l'Inghilterra motore della rivoluzione industriale. A riprova del collegamento tra industrializzazione e diffusione della malattia, scopriamo poi che l'impennata di contagi nel resto d'Europa avviene più tardi e lo fa proprio nei centri industrializzati come Germania e Francia. Se si osserva poi la geografia della tubercolosi in Italia, si nota come la tubercolosi sia una delle principali cause di morte nel nord industriale, mentre rimane poco diffusa nel sud agricolo, dove ancora si lavora all'aperto. Alcuni storici stimano che nel XIX secolo a Parigi praticamente ogni abitante sia infetto del batterio della tisi, anche se per la maggior parte in maniera asintomatica. Ora veniamo però allo stato della scienza nell'Ottocento, ovvero quanto si conosceva effettivamente di questa malattia. Beh, nel XIX secolo i medici considerano il decorso della malattia attraverso tre stadi, che iniziava da una tosse persistente, con difficoltà respiratorie, sudorazione eccessiva, fino ad un totale deperimento con numerosi sintomi, dal dolore articolare, febbre, difficoltà respiratorie e sangue nella tosse. Man mano che poi la malattia avanza, il viso si fa sempre più scavato, la carnagione sempre più pallida, probabilmente motivo per cui viene chiamata anche peste bianca. Sapere quanto i medici dell'Ottocento conoscano della malattia è importantissimo per capire il suo impatto sociale. Tra la fine del XVIII secolo e la metà del 1800 si può infatti parlare di era romantica della tubercolosi. Un periodo in cui non solo la malattia non è stigmatizzata, ma addirittura diventa una sorta di fortuna. Lord Byron, un famoso politico e scrittore inglese, arriverà a dire «spero di morire di tubercolosi». Ecco, la tubercolosi in questo periodo è proprio definita come malattia del genio o della civiltà. Ma come può essere possibile una cosa del genere, soprattutto in relazione ad una patologia così letale? Beh, allora, riguardo alla sua definizione di malattia del genio della civiltà, questa è legata dal fatto che è evidente di come in una città ci si ammala di più piuttosto che nelle zone rurali, dove vi abitavano campagnoli, considerati meno civilizzati dei cittadini. Ecco, questa idea poi si mischia anche al razzismo ottocentesco, per cui molti scienziati ritenevano che la tisi avesse potuto infettare solo i bianchi, e i numerosi decessi di tubercolosi tra gli schiavi o nelle colonie venivano semplicemente addebitati ad altre malattie. La peste bianca si diceva liberasse poi il genio e la creatività, diceria che è alimentata dagli stessi poeti e artisti romantici, da Emily Brontë o Dumas, Hugo o anche Verdi nella Traviata. Ecco, la malattia del genio subisce tutta una serie di romanticizzazioni secondo cui chi si ammalava assumeva una sensibilità nuova e la loro vita viene descritta dagli scrittori romantici come quella di una meteora.
Si pensava che la tisi fosse legata proprio ai nervi di una persona. Vi è una vera e propria connessione mente e corpo per i medici e per le persone del tempo, che spinge a credere che le persone più sensibili, le più geniali, fossero più esposte addirittura ad ammalarsi. Ecco, in effetti una malattia come la tisi si adatta perfettamente poi alle idee del romanticismo ottocentesco, che ne accoglie a braccia aperte la caducità della giovinezza. Infatti la tisi uccideva tantissimi giovani, ma anche la malinconia della consapevolezza della morte, la vita effimera, l'idea redentrice e nobilitante della sofferenza, che libera l'anima e i sentimenti dalla prigione del corpo. Se la tubercolosi è promossa dal romanticismo, è anche vero però il contrario, che è la tubercolosi stessa, con la sua aurea malinconica e il contagio di scrittori famosi, a favorire la diffusione delle idee romantiche. Sono tanti infatti i poeti o gli artisti che, dopo aver sperimentato la malattia sulla propria pelle, ne raccontano la convivenza tra disagi e fortuni. Primo fra tutti è lo scrittore britannico John Keats, che vive dal 1975 fino alla sua morte per tubercolosi, infatti nel 1821. Tra l'altro contratta un anno prima. Keats infatti aveva contratto una forma abbastanza fulminante della tubercolosi. O appunto anche la già citata Emily Brontë o il musicista Chopin. Un ruolo fondamentale nella considerazione sociale della malattia è poi anche dovuto dalla convinzione che fosse una malattia ereditaria e non contagiosa, motivo per cui i malati di tisi, a differenza di quelli di un'altra grande epidemia killer del XIX secolo, ovvero il colera, non sono temuti o ritenuti pericolosi e quindi anche in qualche modo isolati. Anzi, come abbiamo visto, tutto il contrario. Vedete, vi è proprio un aspetto psicologico per cui se una malattia non è considerata il risultato di una scelta, è molto più probabile che la stessa non venga stigmatizzata dalla società. Questo perché non scegliere significa non esserne responsabili. Per dirla tutta poi, i suoi sintomi, per quanto possano sembrare terribili ai giorni nostri, secondo i canoni dell'epoca non sono considerati poi così terribili, anzi quasi rispettabili. Comunque, per la maggior parte dei casi, non sono fonte di insopportabile tormento, come invece lo erano altre epidemie. Ecco che quindi l'avanzare della tubercolosi non ha portato al terrore o all'isteria, ma proprio al suo opposto. Ed ora l'aspetto più particolare, più interessante legato alla malattia. Il fatto che i pazienti affetti a tubercolosi, senza colpe, perché la responsabilità era ereditaria, sono addirittura considerati chic ed affascinanti. Per capire al meglio questo aspetto dobbiamo fare però un passo indietro e ricordare i gusti della società del tempo. Guardate qua ad esempio, questa è una famosa opera dove Toulouse-Lautrec dipinge una donna. Si nota subito il suo colorito estremamente pallido, così come si nota che è piuttosto magra. Ecco, questi sono due dei canoni di bellezza femminile dell'epoca. Questo ci fa capire, ci fa comprendere il perché di uno dei capi d'abbigliamento più comuni dell'epoca, il corsetto a punta, che stringe ed enfatizza la ristrettezza della vita delle donne. O ancora si capisce l'utilizzo delle polveri di riso per aumentare il pallore della pelle. Sì, avete capito bene, all'epoca è di moda la polvere sbiancante e non l'olio abbronzante come oggi. Questo perché l'abbronzatura era considerata tipica di chi lavorava all'aperto, quindi dei campagnoli o della gente comune. Le riviste di moda e di costume poi, sia americane che europee, consigliano alle donne di applicare il veleno della pianta Bella Donna sulle palpebre per dilatare le pupille, che poi è il motivo per cui la Bella Donna si chiama proprio così, appunto Bella Donna. Ebbene, queste tre caratteristiche sono comuni in una paziente affetta da tisi. Le malate diventano infatti tipicamente pallide, magre, con guance rose e occhi spalancati, a causa della scarsa ossigenazione del sangue e delle febbri che accompagnano il decorso della malattia. Per questo motivo era comune pensare che la tubercolosi non solo rendesse una persona più spirituale, aumentandone il genio e la creatività, come abbiamo visto prima, ma rendesse anche il corpo più bello, eliminando l'eccesso impuro. Non è un caso che molte delle modelle degli artisti sono proprio donne affette da tubercolosi, come il caso, ad esempio, di Elizabeth Siddal, modella per 10 anni del pittore Dante Rossetti, di cui poi diventa pure moglie, e qua vedete in una rara fotografia. Addirittura si pensava che una persona considerata bella fosse più predisposta a contrarre la malattia, cosa che spinge a far vedere la malattia stessa quasi come una sorta di complimento. Charlotte Brontë, a ragione di questo, ci scrive: «Sono consapevole che la consunzione sia una malattia lusinghiera».
Ecco, la tubercolosi ha perciò anche contribuito a promuovere una nuova idea di bellezza femminile, oppure a rafforzarne una che già era comune nell'epoca. Donna magra, allungata, pallida, beh, in una parola, tubercolitica. Ecco, questo è un movimento talmente importante che nella storiografia inglese prende un nome preciso, quello di tubercular chic, il cui apice lo ritroviamo intorno al 1840, quando ci si trova nell'era vittoriana. E in questo periodo i corsetti, tra l'altro, non solo stringono la vita, ma anche la gabbia toracica delle donne. Forse non ci avete fatto caso, ma nella nostra descrizione è emerso proprio un fattore di genere legato alla tubercolosi nella sua era romantica. Vediamo infatti una connessione tra il genio creativo nei maschi, mentre della bellezza fisica nelle donne. Ma ok, una volta ammalati come si curavano i pazienti? Beh, effettivamente non si curavano. Per tutto l'Ottocento non si arriva infatti ad una cura efficace e la risposta più comune nei confronti di tutte le malattie polmonari era sempre la stessa: viaggiare in luoghi in cui il clima era più limpido e più mite. E anche qui la tesi si inserisce quindi in una consuetudine del tempo, il Grand Tour. Ecco, l'Europa conosce infatti un periodo d'oro per i villaggi turistici delle classi medio-alte, viaggi che sono a questo punto anche consigliati dai medici. Keats, per esempio, quello scrittore che abbiamo già citato prima, va a Roma, Chopin va a Maiorca. Entrambi sono infatti malati di peste bianca. Tutto sommato poi l'idea del viaggio in realtà non era così sbagliata e in alcuni casi ha sicuramente aiutato a limitare l'incidenza della malattia. Sfuggire allo smog urbano aveva infatti i suoi benefici per i polmoni malati, mentre per la tubercolosi della pelle è noto che la luce solare faccia bene. Questa romanticizzazione della malattia però non durerà all'infinito, anzi in effetti non dura nemmeno per tutto l'Ottocento. Dopo infatti il suo apice del 1840 inizia a diminuire, fino a diminuire sempre più velocemente dalla metà del secolo in poi e a cambiare definitivamente con la scoperta del medico tedesco Robert Koch, che nel 1882 isola per la prima volta il Mycobacterium tuberculosis, ovvero l'agente patogeno della tubercolosi. La spinta alla ricerca data da una tale scoperta inizia a far comprendere che la tubercolosi non era una malattia ereditaria, ma piuttosto infettiva, una malattia batterica che origina dalla sporcizia, dal sovraffollamento, dai bassi fondi, e i malati diventano sempre di più oggetto di paura e di stigma. Una nuova interpretazione che spalanca gli occhi sulla realtà della sofferenza e sulla miseria provocata dalla malattia. Non si parlerà più di malattia romantica, ma vedremo solo e solamente di tubercolosi. Ma di questa nuova era della malattia, chiamata appunto era tubercolosi, che va dalla fine del 1800 fino a poi entrare nel 1900, ne parleremo nel prossimo video, quindi non mancate. Bene ragazzi e ragazze, anche oggi abbiamo finito il nostro video. Oggi video su storia della scienza. Spero che vi sia interessato. Se vi piacciono altri video del genere fatemelo sapere nei commenti. Intanto mettete un bel like ed iscrivetevi per supportarmi. E noi ci vediamo al prossimo video. A presto!